Buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Stasera è mercoledì e la serata è dedicata al piano B e al piano C per chi si vuole anche spostare temporaneamente, viste le condizioni di difficoltà che continuano in Italia, in Europa e anche nel resto del mondo, dicevo temporaneamente, in Tanzania o a Zanzibar. Allora io stasera mi conoscete già tutti, però questa registrazione, poi questo intervento va sul canale e ricordo che sono il promotore di questo progetto che è iniziato per me. Io mi sono spostato ormai 2 anni fa, sono già passati 2 anni, il 19 di aprile faccio 2 anni, che poi piano piano si è sviluppato e ha portato in Tanzania lo scorso anno circa 25 amici dall'Italia che sono venuti a trovarmi, poi siamo andati come al solito a Zanzibar e uno di loro è presente stasera, Franco, e poi si è poi spostato definitivamente. Quest'anno per il momento è un pochino più tranquilla la situazione, però ci sono molte persone che mi stanno chiamando, sto facendo diverse consulenze e quindi diciamo che anche quest'anno qui dovrei essere più che occupato. Allora, stasera dedichiamo l'intervento a cercando di capire quello che sta succedendo nel settore finanziario e soprattutto in quello bancario. Ci sono stati delle banche che sono andate 2 mesi fa. C'è stata la FXT, che era sostanzialmente una banca di criptovalute, è andata fuori business, ne ho parlato anche diverse volte nei miei interventi, e proprio 2 o 3 giorni fa un'altra banca è piuttosto famosa perché era una delle prime 20 banche americane, la Silicon Valley Bank, è saltata in maniera così improvvisa in poche ore. Allora io ho pensato, siccome qui si parla di banca, no? Non è che abbia insomma, una grande preparazione in questo senso, ho pensato di fare intervenire stasera il dottor Walter Manca, che come molti di voi sapranno è anche agente a Ovesta, quindi collaboriamo insieme per il discorso oro, perché lui ha lavorato tanti anni in banca. Quindi lui ha cortesemente accettato e quindi lui stasera proprio inizierà l'intervento cercando di farci capire quello che appunto secondo lui può essere successo. Poi naturalmente farò dei commenti anch'io, se qualcuno di voi ha delle domande, insomma, le può sicuramente fare. Ecco, quindi adesso io lascio la parola al dottor Manca. Prego, Walter, fai pure il tuo intervento, prenditi il tempo che vuoi, non c'è fretta. Grazie. Grazie. Grazie Max. Allora, più che capire cosa sta succedendo, perché sarebbe bello essere ai livelli di conoscenza dei movimenti, chiamiamoli sotterranei, che ci sono nell'economia mondiale, ma più che altro quello che voglio portare come contributo di 28 anni di banca, di lavoro in banca e comunque anche negli anni successivi ho frequentato il terreno della finanza, per cui quello che posso dare come contributo è dare una spiegazione dall'interno, diciamo così, delle dinamiche che ci sono nelle banche e in particolare per quale motivo si arriva al fallimento di una banca. Oggi abbiamo visto che c'è stato il tracollo delle azioni di Credit Suisse. È chiaro che il tracollo delle azioni comporta una perdita di fiducia da parte degli azionisti, ma gli azionisti che avevano un'azione che valeva 100 e si trovano dopo poche ore che vale 80 o 60, hanno perso come azionisti una parte del loro capitale di rischio, ma di per sé la banca non dovrebbe avere degli scossoni per quanto riguarda un conto economico che è assolutamente indipendente dalla quotazione delle proprie azioni, al di là appunto della fiducia. E potrebbe succedere che i clienti vadano a richiedere i loro soldi e che ci vadano in massa, per cui ci può essere un impasse di liquidità,
ma momentaneo, ma ripeto, da un punto di vista del bilancio, questo non dovrebbe avere nessuna influenza. E invece vediamo che sta avendo un effetto domino partito dalla Silicon Valley Bank, che però aveva avuto dei precedenti anche in altri settori, come ha ricordato il dottor Max, che erano i primi segnali di un tracollo che qualcuno ha già previsto da tempo. E questo tracollo, a quanto pare, ha già superato l'oceano ed è arrivato in Europa e colpirà sicuramente altri istituti di credito. Ma ritorniamo al perché sarebbe logico aspettarsi magari che un istituto di credito vada in difficoltà. Sono due fondamentalmente le motivazioni. La prima è legata all'erogazione del credito che non si riesce a riscuotere. La seconda è relativa alla gestione della propria liquidità mediante utilizzo di strumenti finanziari. E se gli strumenti finanziari che usano magari leve finanziarie esasperate, il che significa che è facile fare fortissimi guadagni, ma è altrettanto facile perdere completamente il capitale. Per cui questi sono gli elementi che storicamente, negli ultimi 20 anni, 30 anni, hanno portato delle banche a trovarsi in difficoltà. Tutto il resto è maquillage oppure spinto con un propulsore esterno alla banca stessa e al sistema bancario, ed è quello di cui parlavo all'inizio, cioè le forze che governano l'economia mondiale. Detto questo, scendendo un po' nello specifico, per quanto riguarda il sistema bancario italiano, che è quello che conosco ovviamente meglio, cosa succede? C'è una Banca d'Italia che dovrebbe essere l'organo di vigilanza, quello che si accerta che ogni banca operi secondo criteri di prudenza, professionalità, correttezza e tutto quanto. Di fatto non è proprio così, però le ispezioni della Banca d'Italia ci sono regolarmente, periodicamente, a tutte le banche. E cosa succede in queste occasioni? Qui è successo, e in effetti è un fenomeno che si è ripetuto, direi abbastanza spesso, che quando la Banca d'Italia entrava in un'azienda e cominciava a fare i controlli, li faceva principalmente sul credito, proprio perché è il credito inesigibile che crea problemi alla banca e di conseguenza ai risparmiatori che i soldi in quella banca li hanno messi. Perché la funzione della banca, ricordiamolo, è quello di raccogliere denaro pagando interessi e prestarlo ricavandone interessi. Questo era il business principale delle banche e per le quali le banche sono nate inizialmente. Nel tempo cosa è cambiato? È cambiato principalmente un aspetto negli ultimi 30-40 anni, e cioè l'andamento dei tassi. Il tasso di sconto era il primo riferimento in Italia, adesso c'è il tasso che applica la BCE alle banche dei vari stati membri. Questo tasso, questa variazione del tasso, che anche oggi se l'ho persa per via ufficiale, ma credo che ci sia stato il rialzo di mezzo punto del tasso BCE, il che significa in automatico un aumento dei tassi di riferimento, quindi l'Euribor e l'Euriers, che sono i tassi a breve termine, quelli giornalieri 3 mesi, 6 mesi e un anno, e quelli superiori all'anno, che sono i tassi di riferimento per i mutui e per i finanziamenti che le banche fanno ai propri clienti. Questo aumento dei tassi arriva adesso dopo un periodo lungo di livello dei tassi molto basso, se non addirittura negativo, perché c'era infatti l'Euribor che era col segno meno. Questo è un fenomeno che ha comportato una chiusura della cosiddetta forbice, che era la principale fonte di guadagno delle banche, cioè il differenziale fra i tassi pagati ai clienti e i tassi incassati sui finanziamenti dai clienti. Essendo questa fonte di guadagno praticamente
stretta al minimo o ridotta, diciamo, di parecchi punti, cosa hanno dovuto fare le banche? Hanno dovuto inventarsi modalità diverse per incassare soldi dai clienti, quindi offrendo prodotti finanziari per i quali il rischio ovviamente è a carico del cliente e la banca incassa comunque le sue commissioni per l'intermediazione di quel fondo, per la partecipazione all'utile di quell'altro investimento e così via. Tutta questa attività che hanno fatto le banche non bastava evidentemente all'ingordigia del sistema bancario perché volevano di più. E il volere di più cosa ha fatto? Ha fatto sì che venissero dati finanziamenti a soggetti che non davano garanzie sufficienti. A fronte delle minori garanzie venivano chiesti interessi più alti, quindi c'era una fonte di entrata maggiore. E qui ritorniamo al discorso che facevo prima, questi crediti, se diventano inesigibili, ovviamente comportano una perdita per la banca. Se la banca queste perdite le fa, figurare regolarmente come da, istruzioni della Banca d'Italia, evidentemente non avrà i bilanci da milioni di euro di utili. Per cui cosa hanno fatto le banche per evitare di avere bilanci brutti, non classificavano, non mettevano queste posizioni di credito inesigibile nell'evidenziazione corretta e quindi non gli figuravano come accantonamenti per perdite future e così via. Quando arrivava la Banca d'Italia a fare un'ispezione, si accorgeva di tutto questo e imponeva alle banche di fare delle rettifiche nei loro bilanci di previsione sui crediti concessi. Questo cosa ha comportato? Ha comportato in più di una realtà che da un anno con bilancio con utile da 50-60 milioni di euro si è passati l'anno dopo con con un bilancio con la stessa cifra di perdita, perché così tanta era la mancanza di trasparenza della banca o di correttezza della banca nella scritturazione delle proprie poste. Questa quindi è stata una fonte, una volta scoperte queste cose, ovviamente il bilancio e la solidità della banca veniva messa in discussione, questo poteva portare a mancanza di fiducia da parte di clientela, perdita di clientela, quindi perdita di volume e generalmente in questi casi la Banca d'Italia, per quel che riguarda il mercato bancario italiano, nelle situazioni più gravi faceva in modo che la banca in difficoltà per il bilancio corretto con queste imputazioni precise venisse incorporata da un'altra banca più solida che potesse ammortizzare il colpo e quindi desse comunque la continuità, la clientela e tutto quanto. Questa è una delle attività che hanno fatto le banche in Italia. La seconda grande fonte di perdita, anche questa con artifizi di bilancio non sempre visibile agli azionisti delle banche stesse, riguardava l'aspetto degli investimenti. Quando venivano fatti degli investimenti fortemente in perdita, venivano messi in bilancio con l'importo investito, non con il valore attuale di quello stesso investimento. E anche qui sono venute fuori grosse problematiche per alcune banche. Per cui questi sono i motivi per i quali una banca può fallire. Quello che è successo alla Silicon Valley Bank mi sembra veramente molto strano e molto pilotato, cioè un crollo così forte delle azioni può avere veramente altre origini. In Italia si parla di reati legati a chi conosce l'azienda e chi divulga notizie per danneggiare o
a volte anche per avvantaggiare un'azienda, e gli insider trading, cioè personaggi che hanno notizie da fonti interne delle aziende e le divulgano creando un effetto o di euforia o di panico che ne determina o una crescita o un crollo del valore delle azioni stesse. Che poi ci fossero altre aziende collegate a questa banca che avessero investito una parte di capitale nelle azioni di questa banca e di conseguenza si trovano in difficoltà perché le azioni sono crollate, è un investimento di fatto che sta andando male. E questo può comportare un effetto a catena. Sulla regia più alta di tutto questo, io credo che ci si possa trovare d'accordo proprio perché i movimenti sono così repentini che una normale attività bancaria ci metterebbe dei mesi ad evidenziare e qui invece è successo tutto nel giro di 2 giorni. Che dire, per me, ma questa è una cosa che sto dicendo da tempi non sospetti, cioè dal 2013 quando è iniziata la mia collaborazione con Aovesta, è che ho iniziato a percepire proprio la necessità di uno zoccolo duro, di avere una parte che non si possa mettere in discussione del proprio patrimonio. E questa parte può essere rappresentata, a mio modo di vedere, esclusivamente dall'oro e dall'argento, insomma dai metalli preziosi, perché sono gli unici che non hanno subito. Come tutto il sistema bancario nel corso degli anni degli alti e bassi talmente forti e dovuti principalmente agli abusi umani del sistema. E qui mi viene in mente, se pensiamo che in Italia abbiamo le banche più vecchie del mondo, le prime banche avevano, anche lì c'era il concetto di poter mettere banconote a fronte di depositi d'oro. Quando a un certo punto, per incentivare il commercio, è stato svincolato questo meccanismo, le banche hanno capito che a loro bastava avere una stampante e la carta e l'inchiostro e potevano emettere quante banconote volevano. Quando però poi bisognava vedere se c'era la copertura per tutte le banconote, e lì sono saltate le banche, lì è nata la Banca d'Italia ed è un po' parte della storia delle banche in Italia, ma è una storia che si è ripetuta in tutto il mondo, perché hanno capito che chi ha il potere di battere moneta, se poi lo può fare come lo sta facendo la BCE emette banconote senza avere una copertura d'oro. Per cui che venga a fare il PNRR offrendo soldi a tutti quanti, che è una ripetizione del piano Marshall, cioè come rendere schiavi con i prestiti i cittadini e gli stati, stanno facendo esattamente quello che le banche, da quando hanno iniziato a essere presenti sulla faccia della terra, hanno fatto. E adesso stiamo ritornando in un ciclo nel quale, con una, ripeto, regia superiore, per conto mio, si sta arrivando adesso a una scelta diversa, a far prendere una scelta diversa. Aggiungo un'ultima cosa e poi chiudo il mio intervento perché forse vi ho anche già annoiato troppo. Ma vi ricordo che negli anni passati c'è stato un periodo in cui, proprio per spinta della Banca d'Italia, ma c'era già la BCE che premeva in tal senso, si diceva che le banche di piccole dimensioni non potevano avere futuro e quindi era necessario fare aggregazioni. E hanno spinto perché le casse rurali si consorziassero, le banche popolari si consorziassero diventando meno istituti. Avevano addirittura previsto per l'Italia che si sarebbe arrivati a 3-4 grandi gruppi bancari per tutto il territorio nazionale. Bene, questo processo, che
che è andato avanti in maniera pesante, con pressioni da parte della Banca d'Italia, quando c'era una banca piccola con un po' di difficoltà, subito cercavano di farla incorporare o accorparla a qualche altro gruppo bancario. Dopo tutto questo periodo si è arrivati, ed è stata una delle mie ultime esperienze in banca, se non ricordo male, nel periodo 2006, 2007, 2008, in cui a un certo punto l'antitrust ha detto: eh no, c'è troppa concentrazione bancaria e se c'è troppa concentrazione bancaria non c'è più concorrenza. Quindi, senza fare nomi, UniCredit è stata costretta a dismettere un certo numero delle proprie filiali, un numero consistente. L'operazione che ha riguardato poi la banca dove lavoravo io ha riguardato il nord-est italiano e sono state vendute, ma c'era di fatto una pressione perché venissero acquistate filiali da varie banche. Una banca piccola o relativamente piccola come quella dove lavoravo io ha acquistato sei filiali. Nelle parti da Treviso a Dolo, Mira, insomma nell'area veneta e diciamo vicino a Venezia, per la precisione, ha acquistato queste sei filiali di UniCredit che a suo tempo, al di là del costo di ogni singola filiale assolutamente immotivato e non in linea con il valore reale, ma la cosa che a me ha fatto specie è che dopo un periodo di aggregazione, nel giro di pochissimo tempo ci fosse stato un cambio così radicale, nel senso che era troppa aggregazione, quindi bisognava ridistribuire un pochettino di sportelli e di presenza sul territorio. Adesso stiamo di nuovo tornando all'idea dell'aggregazione. Quindi questo andamento schizofrenico di chi ci sta guidando dal punto di vista finanziario, a me non sembra un bel segnale ed è il motivo ulteriore per il quale dico: attenzione, personalmente tanti soldi in banca non gradisco tenerne, voglio diversificare al di là della mia personale antipatia per determinati strumenti finanziari, ma al di là di quello, la diversificazione, l'importante è che ci sia, ma soprattutto in qualsiasi diversificazione, per conto mio, dovrebbe esserci una quota più o meno pesante a seconda della tranquillità e della sicurezza sul futuro che ci si vuole dare, più o meno importante del proprio patrimonio, ci deve essere in oro, metalli preziosi. Direi che ho parlato anche troppo, ma se ci sono domande e soprattutto se ho le risposte, sono volentieri a disposizione. Io ho una domanda da fare. Prego. Ma questo default di banche può incentivare o no l'evento della moneta digitale? Vediamo, può essere, prego. Sì. Io penso che sia proprio in quella direzione. Perché con la moneta digitale credo che ci sia un controllo più immediato di tutta la politica monetaria a livello mondiale. Quindi, ovviamente, più velocemente ci si distacca, chiamiamola, dal sistema bancario tradizionale, e prima si arriva ad avere questi strumenti che ritengo siano molto più immediati. Ma quindi potrebbe essere che tutto questo discorso sia per portare all'evento quanto prima del digitale? Sicuramente può rappresentare un'accelerazione. Che sia così immediato, non lo credo personalmente, eh. Però potrebbe rappresentare un'accelerazione in questa direzione, sì. Grazie.
Ci sono altre domande? Allora Walter, ce l'ho io una domanda. Dimmi. Mi senti? Sì, allora. Sì. Dunque, leggendo un pochino tutta la documentazione, risulterebbe che queste banche, fra cui ricordo c'è anche la Signature Bank di New York, che è stata per tanti anni la banca di Donald Trump, della famiglia Trump, e la figlia era anche nel consiglio di amministrazione, eccetera, eccetera. E poi hanno avuto una bega interna e hanno chiuso due conti correnti e credo che poi ha cambiato banco. Vabbè, anche ce n'è tante banche, Trump non è stato quello il problema, però la Signature Bank era anche una banca di un mio cliente a New York, e quindi mi dispiace, ero lui sono convinto che era già piuttosto anziano, magari non c'è neanche più in banca, sono convinto ha fatto già tanti soldi. Poi c'è stata un'altra banca che è fallita, se ne parlava prima, è la First Republic Bank, credo, e poi ci sono, secondo Bloomberg, addirittura 7-8 banche che rischiano di fallire. Volevo chiederti, ma a parte il discorso cripto, perché molte di queste banche sembrano che poi sia andato fuori business perché per la caduta, no, che c'era stata anche precedentemente concomitante al rialzo del tasso di interesse, ma non è mica per caso che invece tutto questo casino qui sia causato dai derivati che sono spariti, ma non si capisce bene dove sono finiti, chi li deve pagare, chi è responsabile dei derivati, come mai non se ne sente più parlare? Allora, sicuramente questo è uno so dei che sono 3.300 milioni di dollari, sono una cifra che non si sa nemmeno scrivere. Sai niente a proposito? No, non so niente di preciso, ma ti so dire per certo una cosa, che i derivati che qualcuno simpaticamente quando sono nati ha chiamato finanza creativa, sono degli Walter, strumenti. Non ti sento più. Mi senti? Vai. Sì. Dicevo che i derivati sono degli strumenti finanziari studiati da ingegneri matematici, di matematica finanziaria, ovviamente, che si basano. Do la mia idea veramente che tutti possano capire, sull'aria fritta, nel senso che sono scommesse fatte su qualsiasi cosa, sul sistema che in teoria avrebbe dovuto garantire in caso di andamento negativo di qualche altro fattore di investimento. Tutte queste cose qua alla fine hanno inguaiato, non so se vi ricordate, in Italia, quando anche i comuni con il proprio fondo di liquidità investivano in derivati per avere più disponibilità poi da spendere. L'idea era encomiabile, ma lo strumento ovviamente no, perché non l'hanno capito e puntualmente sono andati a perdere un sacco di soldi. Quello che c'è in giro come derivati non si sa per primo perché sono collegati fra di loro, e se uno è sparito per qualche motivo non è detto che qualcun altro che ancora c'è non fosse collegato a quello, quindi di fatto è uguale a zero, e soprattutto non si sa quanta gente in questi derivati ci abbia investito. E finché non viene ripulito il mercato della finanza, non si saprà mai effettivamente come stanno le cose. È una maniera per creare una cortina fumogena attraverso la quale non si avrà mai un quadro limpido. E questo è purtroppo il quadro che abbiamo di fronte. Se a questo aggiungiamo un fatto,
ne abbiamo parlato questa mattina, che le aziende, le banche, le finanziarie in genere, le società di intermediazione immobiliare, che sono delle aziende alle quali viene applicato un rating per definirne la credibilità, e pensate soltanto al rating che ha l'azienda Italia, che per molti periodi della sua vita è stato veramente scarsissimo, e per conto mio anche ingiustamente. Ma queste agenzie di rating sono quelle che con un loro giudizio affossano un'azienda o la benedicono, e sono assolutamente faziose e di parte, e la prova l'abbiamo avuta nel 2008-2009 quando c'è stato il fallimento della Lehman Brothers. Ho avuto modo, per una consulenza lavorativa, di andare a verificare i rating delle obbligazioni Lehman Brothers dati nel periodo immediatamente precedente il fallimento. Beh, ho fatto la scoperta che sono tutti bravi a dire che un'azienda va male dopo che è stato dichiarato il fallimento, ed è quello che hanno fatto la maggior parte, cioè hanno declassato nel rating la Lehman Brothers dopo che oramai già c'era il fallimento alle porte, ma addirittura c'è chi dava una doppia B a Lehman Brothers direi già ancora una settimana dopo il fallimento. Quindi anche queste agenzie di rating sono parte degli strumenti che servono a manipolare i mercati finanziari. Quindi, ritornando ai derivati, non sono altro che il frutto del parto di queste menti che stanno gestendo il tutto. Max, mi senti? Max? Max? Io non ti sento più. Ecco, mi senti? Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, ecco, adesso ti sentiamo. Uscire e rientrare. No, allora sì, avevo detto, avevo salutato poi Basti e Marina, che adesso è Marina, sì, buonasera. Allora sì, stasera stiamo ancora parlando insomma, dei problemi legati al fallimento di due o tre banche americane, no? Non so se ne avete sentito parlare, che rischiano di creare una situazione, quella che creò nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers. Quindi si sta cercando di capire un pochino. Noi, tra virgolette, diciamo che la soluzione ce l'abbiamo, no? Abbiamo l'ordine aperto, ecco, però no, bisogna sempre stare molto cauti e molto attenti in queste cose, in questo caso qui. Allora, ti volevo chiedere, Walter, si parla spesso delle perdite di coloro che hanno scommesso sui derivati, che io poi ho risoprannominato avariati, perché ormai sono lì da tanti anni, ormai dovrebbe essere tutta roba da buttare via, no? Neanche da più da considerare. Ma chi è che ci ha guadagnato? Perché qualcuno ci avrà guadagnato, no? Chi ci ha guadagnato? Le banche. Chi? Le banche, le agenzie di le società di intermediazione immobiliare e tutte quelle aziende che hanno immesso sul mercato questi derivati. Io faccio un parallelismo, perché non è un'analogia, tra derivati e criptovalute. Nel senso che non c'è una base sottostante né nell'uno né nell'altro, e per questo motivo sia l'uno che l'altro possono arrivare a zero da un momento all'altro. Non dico con un click, ma teoricamente potrebbe esserci anche questo passaggio e questa eventualità. Ovviamente chi mette sul mercato un qualcosa che viene acquistato da altri è quello che ci sta guadagnando. Poi nel percorso
tra chi acquista, chi vende, chi acquista, chi vende, ci sarà sicuramente anche qualcun altro che ci può guadagnare, ma essenzialmente è proprio chi mette sul mercato un derivato e si inventa il derivato nuovo che ha i maggiori guadagni da questo tipo di operazione. Va bene, benissimo. Benissimo, allora, ci sono altre domande? Ho chiesto stasera, ho chiesto al dottor Mac. Sì, prego, prego, prego. Scusa, sono Paola. Pavasti, prego. Pavasti. Buonasera, no, io sono arrivata un po' più tardi, quindi stavate già parlando di questi strumenti derivati e per capire cosa sono, per esempio, era quel famoso titolo che rappresentava l'oro di cui parlavi. Ogni tanto parli, no? Non comprate quell'oro lì perché non è oro, ma è una rappresentanza, ma un titolo che lo rappresenta. Quello si può chiamare derivato? Cioè, quello è un derivato? No, i derivati sono più complicati, o forse in parte. Walter, sì, Walter, prego, Walter. Sì, ecco, no, dicevo che probabilmente quello a cui si riferisce Paola sono gli ETF, sì? Gli ETF che sono degli strumenti finanziari legati all'andamento dei prezzi dell'oro, quindi non hanno l'oro come sottostante e in quanto tali sono puri strumenti finanziari, ma i derivati sono di per sé proprio delle formule di matematica finanziaria applicate a beni, a commodities, oppure a indici, oppure a gruppi azionari. Sì, cioè dei sottostanti, no? Cioè dei valori sottostanti, quindi rappresentano un valore. Ma lo rappresentano in una maniera particolare, cioè i derivati hanno una doppia funzione. Sono nati inizialmente facendo, per conto mio, facendoli passare per garanzie, cioè per metodi per coprirsi da eventuali rischi legati ad altre cose. Faccio un esempio che forse può chiarire meglio, non calza per bene, ma è più comprensibile. Un importatore dalla Cina, italiano, doveva pagare in valuta cinese e la valuta cinese rispetto all'euro è soggetta a delle variazioni. Per coprirsi dal rischio di oscillazioni eccessive, acquistava un derivato che è un prodotto che gli dà una copertura, quindi un guadagno, qualora lo yen salga. Per cui quel guadagno gli copre il maggior costo che ha a pagare la valuta cinese, gli dà la copertura in caso di aumento di quella valuta. Ma sono dei meccanismi, degli strumenti basati su proiezioni future che, se vanno bene, è stato un guadagno. Se vanno male, c'è la perdita. Ma la perdita è generalmente, e infatti questi derivati si basano sulle cosiddette leve finanziarie, che più sono lunghe e più permettono di avere dei guadagni grossi, ma anche delle perdite totali. Quindi più è alto il livello di rischio e più è probabile che, se non hai un forte utile, hai la perdita totale. Ma tutto questo è il problema dei derivati che c'è stato in Italia, in particolar modo, ma non solo dei derivati, anche di altri titoli di investimento, è che per la normativa di tutela dei risparmiatori, per poter offrire uno strumento finanziario così articolato, bisogna conoscerlo bene.
sulla vendita di questi prodotti finanziari guadagnavano le banche, per cui a un certo punto cosa è successo? Che i clienti che si trovavano ad aver perso buona parte del loro capitale investendo in questi strumenti hanno fatto causa alle banche dicendo la banca mi ha venduto una schifezza. La banca diceva sì, ma tu hai firmato che eri consapevole che potevi anche perdere tutto. E da qui è nata una diatriba. È nato uno schema che inizialmente si chiamava MiFID, che è un questionario che serve per capire il livello di conoscenza della materia finanziaria da parte del cliente investitore e la propensione al rischio e una serie di altri parametri, per evitare che ci fossero abusi. Di fatto, cos'è successo? Il cliente chiedeva un rendimento alto, la banca o l'operatore finanziario gli proponeva quello che avrebbe in teoria potuto dare il rendimento alto, facendogli firmare che Gesù è morto di freddo. E il cliente firmava, ma anche questo passaggio pare che ultimamente qualche giudice si sia accorto che non era effettivamente quello che il cliente voleva dichiarare, ma che è stato indotto a dichiarare per poter accedere a quel particolare servizio finanziario. Per cui è comunque una situazione molto ancora caotica e dove, rispetto alla domanda del dottor Max di prima, chi ci ha guadagnato? Chi ci ha guadagnato è sicuramente chi l'ha emesso e qualcuno degli intermedi, ma poco. Credo, o meglio, credo di poter dire per certo che so chi ci ha perso, che sono i clienti finali. Io so, ho anche saputo che spesso e volentieri sono stati affibbiati, diciamo, questo termine, rifilati a clienti che magari avevano delle aziende, si sono presentati in banca per chiedere un mutuo oppure per chiedere un'estensione del mutuo, e il direttore di banca, insomma, la banca ha detto sì, va bene, te lo possiamo concedere, però ci compri 100.000 euro di derivati. Sì, Capito? assolutamente, E hanno questo è. Sì, fatto, hanno, esatto, risulta anche a te, no? E si sono liberati, si sono scaricati di titoli tossici cosiddetti a scapito dei clienti. E ovviamente chi aveva bisogno di liquidità gliene è stata data di più, ma a fronte dello scarico di questi titoli. E poi spesso e volentieri, se ho letto da qualche parte, che questi derivati, insomma, anche dal punto di vista della presentazione, sono talmente difficili da vendere, che la banca stessa vendeva dei prodotti che sinceramente non capiva. Assolutamente sì. Anche questo è successo. Vabbè, allora. Avete altre domande per il dottor Manca, che stasera è il nostro ospite, diciamo, no? Naturalmente che ringraziamo per il contributo. E se avete delle altre domande, ecco, in relazione a queste cose qui, magari anche in relazione all'oro, agli sviluppi futuri, per chi vuole magari appunto fare qualcosa, perché dobbiamo appunto capire che si parla del piano B stasera e piano C. E quindi tutti coloro che hanno una mezza poca intenzione di venire qua in Tanzania, bisogna un attimino che siano anche molto attenti e insomma pronti, no? Ed essere anche un po' pronti a capire bene la situazione che si è creata e a prendere e fare i passi necessari insomma, per proteggere al meglio il capitale, perché una volta che voi spostate tutto su Avesta, come ho ricordato io tante volte, i soldi escono dal circuito bancario, qualsiasi cosa possa succedere alla banca, i vostri risparmi sono al sicuro. Poi da Avesta li trasferite dove volete. Avete delle domande magari anche a riferimento a quello che ho appena detto per il dottor Manca? Bene, se non ci sono domande.
noi possiamo sicuramente, continuiamo sicuramente la trasmissione. Walter, stai ancora con noi perché volevo fare una precisazione, un paio di cose, dicendo che prima di tutto una delle banche che è coinvolta crede che si creda, non credo, dicono che sia anche il gruppo Schwab, no? Quello di Carl Schwab, e questa è abbastanza curiosa questa notizia qui. La banca ha risposto comprando 500.000 azioni e quindi per il momento sembrerebbe sotto controllo. Però quella, la cosa abbastanza curiosa che leggevo della Silicon Valley, voi sapete che tutti gli anni, cioè ogni a un certo periodo, siccome diciamo le banche stanno introducendo la digitalizzazione, no? Anche loro per le verifiche, eccetera, eccetera. Molte banche hanno riconoscimento biometrico, come sapete. Effettivamente, sì, c'è in America, però per esempio la mia banca, la Chase Manhattan Bank, non ce l'ha ancora quel sistema lì, fa ancora un controllo classico di quella delle verifiche che si fanno normalmente, poi ti manda un codice, inserisci il codice e accedi al conto corrente. Però può anche essere successo che in California, siccome ogni stato, non dimentichiamo che ogni stato è uno stato federale in America, quindi ogni stato poi decide sulle direttive che vuole recepire o meno. Magari New York non l'ha ancora recepita, metti caso che l'associazione interbancaria, la Federal Reserve stessa, abbia cambiato invece la procedura di verifica delle banche in California, abbia inserito il sistema biometrico. Cosa succede? Succede che la Silicon Valley, che era la Silicon Valley Bank, che era una banca specializzata nel finanziamento di tecnologia, naturalmente, no? Siamo in California, Silicon Valley, e di startups. Startup sono quelle società che vengono costituite giovani, no? Società giovani che hanno un'idea e la banca investe sull'idea, in definitiva. E per fare questa operazione qui ci sono delle venture capitals in America, io le ho contattate tutte, le potrei dire a memoria, perché quando avevo l'azienda in America avevo inventato una cosa e io le ho contattate tutte, e non mi ricordo se ho contattato anche la Silicon Valley, non credo, perché poi loro erano specializzati soprattutto sulla tecnologia e su progetti in India, addirittura con indiani, che venivano finanziati senza ottenere il social security. Quindi queste operazioni che faceva sta banca erano un po' avulse dal sistema bancario già di per sé come missione. Se andate su Wikipedia la potete leggere, la missione ce l'ho scritta anche qui se volete lo leggo, no? Però per dire, la cosa che c'è scritto appunto nel modello di business, dice, a un certo punto c'è scritto: nonostante il settore bancario fosse ad alta tecnologia, la banca è stata criticata per avere una tecnologia obsoleta per la mancanza di autentificazione biometrica. Ora, questo può sembrare una cosa abbastanza banale, no? Scritta in questa maniera, diciamo, se ne frega se la banca c'è. Invece no, perché se la Federal Reserve della California ha mandato una circolare dicendo che tutte le banche devono inserire l'autentificazione biometrica, dando un certo lasso di tempo, no? Di tempo per poterlo fare, e una banca se ne frega e non lo fa, io non lo so esattamente quello che succede, ma sicuramente la sede della California, della Federal Reserve, non è particolarmente contenta. Non bisogna dimenticare che tutte queste banche qui, in definitiva, anche quando sono banche tra virgolette commerciali, appunto private, sono tutte delle figlie, delle succursali delle 12 agenzie della Federal Reserve, per cambiare sono 12, in tutta l'America, in cui il papà e la mamma sono a New York. Quindi sono delle banche che dovrebbero seguire delle direttive. Questa banca effettivamente
po' per la natura sua di business, un po' perché era gestita un po' così, aveva filiali in tutto il mondo, questa banca qui non è, ha avuto lo scorso anno ha avuto un utile di 7 mila biliardi di dollari. Ora mi dovete spiegare, con tutte le agenzie di rating che c'ha, la K, c'aveva una delle più famose che si chiama KM, come si chiama Walter, KMPB, una di quelle, però te lo dico, che con Moody e con altre sono tra le più famose. KPMG. Eppure, bravo, grazie. Che sono tutte queste, queste aziende che fanno auditing, no? Che fanno poi controllo ogni fine anno, in genere sui bilanci, per vedere se è tutto in ordine. Poi c'è il controllo della Federal Reserve, che ha funzione tipo la Banca d'Italia. La Banca d'Italia va a fare controlli sulle banche italiane, quando c'è qualcosa che è di anomalo, cerca di correggere. Stessa cosa fa la Federal Reserve. Poi ci sono tutte quelle quegli aspetti collegati al fatto che in queste banche, nel board, nel consiglio di amministrazione di questa banca, c'era un membro della Federal Reserve che si è detto, un membro dell'altro istituto di sorveglianza, un membro dell'altro dell'altra agenzia di controllo dell'associazione delle banche, praticamente è come se si conoscessero tutti. Quindi ritorno, ho detto questa cosa qui per dirvi che effettivamente sono anch'io d'accordo con quello che diceva Walter prima, no, dottor Manca, perché come è possibile che di punto in bianco una banca così solida possa subire dall'oggi al domani un tracollo di questo tipo? Certo, la mancanza dell'autenticazione biometrica potrebbe essere una buona scusante. Poi vi dico un'altra cosa che nessuno sa, perché se non si vive in America queste cose non si sanno, ce le vengono a raccontare i giornali e spesso e volentieri ci raccontano delle balle. Allora, quando una banca fallisce, si dice che quando ero in America, chi c'ha soldi, chi c'aveva tanti soldi, li metteva in banca, la banca li investiva, e fino a 100.000 dollari la banca, cioè i soldi erano assicurati, per cui qualsiasi cosa potesse succedere alla banca, il consumatore aveva la garanzia che almeno 100.000 dollari li avrebbe presi dall'assicurazione. Questo è quello che dice, insomma, che è scritto nelle carte. Poi nella realtà però non è mica successo così nel 2008, perché quella che erroneamente è passata la storia come la crisi del subprime, poi un giorno dedicherò, magari si fa insieme l'altro, una trasmissione a questa storia del subprime, che mi fa schiantare da ridere, perché ero lì, l'ho vissuta anche personalmente, perché avevo un mutuo sulla casa, sull'appartamento, e quindi mi viene da ridere tutte le volte che sento questa cosa qui, perché è un'altra balla di quelle di Wall Street catastrofica. Però siccome controllano tutto, hanno loro deciso di chiamarla crisi del subprime, così nascondono chi ha causato veramente la crisi, magari, e i soldi che ci ha fatto, dando colpa ai proprietari delle banche, ai proprietari, ai piccoli proprietari di abitazioni, no? Perché subprime sarebbero appunto coloro che hanno acceso un mutuo con delle banche, hanno chiesto troppi soldi, la banca gliel'ha dati e per colpa di questi disgraziati poi le banche sono entrate in sofferenza. Cioè una notizia, una balla più colossale di quella, di questa non si può raccontare, però la gente ci crede. Comunque, ritorniamo al discorso dell'assicurazione. Ora, in questo caso, questo limite sembra, leggo, che sia passato da 100 a 250. Benissimo. Ora, noi siamo nella Silicon Valley, no? Silicon Valley, è andata a vedere, il reddito è uno dei redditi più alti al mondo. E sono quasi tutti imprenditori, cioè Silicon Valley è tutti plurimiliardari in quella zona. Questa è una delle prime 20 banche d'America. Addirittura c'erano al conto anche Harris, Principe Harris e Meghan, che hanno chiesto, sembra che abbiano chiesto ai propri legali se ci sono gli estremi per fare causa alla banca, tanto non riprenderanno niente. Però dovete capire che
come nel 2008, le assicurazioni poi non pagarono questi 100.000 euro ai consumatori finali. Io so delle storie certe che questi soldi, insomma, questi soldi non sono forse neanche mai arrivati, non devo aspettare anni e anni e anni, anni. Perché se avessero fatto, se le assicurazioni tutte avessero pagato, anche un po' di logica, no? Di buon senso, già c'era stata la crisi del 2008 con quello che era successo alle banche, al sistema finanziario. Se anche le assicurazioni avessero pagato tutti i debiti che dovevano pagare per questi, a tutti questi piccoli risparmiatori, sarebbero saltate anche tutte le assicurazioni, o gran parte delle assicurazioni, perché si parla di milioni di piccoli correnti, di piccoli conti correnti. E la stessa cosa temo che sarà risuccessa, o dovrebbe risuccedere questa volta qui. Tenete presente, si tratta probabilmente di conti nella media in cui come minimo c'è 500.000 dollari, se non un milione di dollari nel conto corrente più piccolo, perché lì sono tutti ricchi, ricchissimi. E cos'è, anche se ti rimborsano 250.000 euro, dollari, cosa ti rimborsano? Non ti rimborsano niente. Poi voglio vedere i rimborsi, perché io la prima volta non li ho visti, non lo so se questa volta li pagheranno. Quindi, come vedete, come tante volte le cose bisogna viverle, no? Per capirle, perché se no, se si sente la televisione dall'America, mi viene da ridere, tante volte sentivo le notizie che dall'America arrivavano in Italia, mi viene da ridere perché sono sempre stravolte, già sono stravolte in America perché ti racconta sempre un sacco di male. Poi quando arrivano in Italia sono ancora più stravolte da giornalisti che non leggono l'inglese o che lo vogliono cambiare a proposito o che ti vogliono manipolare, insomma talmente tante notizie proprio scorrette che per forza siamo in questo grande caos, in questa grossa confusione. Allora via, non voglio prendere altro tempo, abbiamo parlato abbastanza di queste cose qui, credo che non ci sia nient'altro da dire. Walter, hai nient'altro da aggiungere? No, direi che alcune cose magari ce le teniamo per sabato. No, altro da aggiungere per il momento. E anzi, purtroppo sì, io tempo è scaduto. Va bene. Se ci sono domande, benissimo. Allora ti ringrazio dell'intervento. Ecco, sì, ci avete altre domande per il dottor Manca, se no lo lasciamo tranquillo. Va bene, via. Allora va. Grazie. Se vuoi andare, se vuoi rimanere, rimani pure, se no ci sentiamo poi nei prossimi giorni. Grazie. Grazie per allora, io la serata era dedicata. Prego, grazie a te. La serata. Grazie, Walter. Grazie a te. La serata praticamente era dedicata, no, per cercare di capire quello, perché è naturalmente collegata anche al piano B, perché quello che sta succedendo. Hai fatto la domanda a Franco prima del digitale. Quello che sta succedendo è tutto collegato. È chiaro che ci deve essere un po' un collasso, no? Si stanno programmando, insomma, un collasso nei vari comparti. Ma io, se volete, ve ne dico un'altra cosa. E approfitto per dirvi questa cosa qui, per farvi proprio, per spiegarvi come le cose sono tutte collegate. Guardate, le cose tutte collegate. Collegate a che cosa? Collegate al nuovo ordine mondiale, no? E a tutto quello che poi si è innescato con l'inizio della pandemia, ma sono tutte cose collegate. Spiegate in parte anche nella trilogia, io ne parlo da tempo, bisogna fare uno sforzo e vedere quello che succede a 360 gradi. C'è un famoso film che si chiama Atlas Struggle, che è un film che riprende un libro scritto negli anni 60-70 da una scrittrice piuttosto famosa che sembra, si dice, sia stata una fidanzata di Rothschild, di uno dei Rothschild, e sembra che questo libro gliel'ha commissionato lui, ci sono varie ipotesi, oppure abbia deciso di scriverlo lei come romanzo
una volta che poi hanno interrotto il rapporto. Comunque lei poi ha avuto un grosso successo con questo libro qui, e poi ha scritto anche altri libri. È una persona, lei era una ebrea, intellettuale russa, però sicuramente vi dica anche il nome, perché ci sono anche tante cose nella testa. E va bene, allora si va a vedere questo atto della strage, me lo sono controllato anche prima, e hanno fatto una trilogia. Io vi suggerisco di scaricarvelo o di andarvelo a vedere su Netflix, perché parla della storia, è la storia praticamente di tutta una serie di catastrofi che devono succedere a un certo punto in America. Non si danno tante spiegazioni, però iniziano tutta questa serie di esplosioni, di dirottamenti, di deragliamenti di treni, eccetera, eccetera. Beh, sapete, negli ultimi 2 mesi, se non erro, quanti incidenti sono successi in America di questo tipo? Esplosioni di cose che non sono mai successe, cose che succedono una volta ogni tanto in America, cascava un ponte, cascava una cosa di questo tipo. Attenti, perché quello che di cui si sta parlando è nel libro, nel capitolo 1. Il dottor Day ce l'ha già detto tutte nel capitolo 1 queste cose, e noi assistiamo adesso, stanno avvenendo. Sono successi più di 12 disastri tra, ve lo leggo, treno che si schianta contro autocarro a Cleveland, squadre di vigili del fuoco, treno, merci, deraglia a Springfield, Ohio, massiccio incendio dell'impianto di fabbricazione di metalli, deraglia treno che trasportava serbatoi di profano, grande incendio nel magazzino di... l'ho scaricato al volo così, quindi perdonatemi, non sono tanto preciso, ma era per darvi un'idea, no? Quindi... non è solo, vedete, non è solo quindi un discorso di salute, un discorso che riguarda poi anche le scie chimiche, i grilli nella pasta, tutte queste cose qui, l'inquinamento, è purtroppo una cosa molto più vasta che stanno portando avanti, secondo me, a 360 gradi. E anche quello che sta succedendo nel settore bancario faciliterà sicuramente l'introduzione della moneta digitale. Perché, come abbiamo detto già in passato, già la volta scorsa, o anche 2 settimane fa, nel 2000, Franco è risparito. Allora, nel 2013, nel 2023, cioè all'inizio probabilmente ora, marzo-aprile, fino alla fine del prossimo anno, il governo italiano inizierà a lavorare per la creazione del passaporto digitale su indicazione della Comunità Europea, e l'Italia sarà uno dei paesi all'avanguardia, come sempre, paese civetta in queste cose, e quindi saremo vaccinati, se non avrà un certificato vaccinale, non potrà scaricare l'app. Senza scaricare l'app non si potrà fare poi probabilmente più niente. Sono preoccupato anch'io per il mio... fatemi dire una cosa sul passaporto che mi sono sempre dimenticato ultimamente. Il mio passaporto scade nel 2027. Io, appena possibile, andrò all'ambasciata qui a Dar es Salaam, dirò che l'ho perso e me ne farò rifare un altro. Ora dura 10 anni, se lo faccio adesso mi va fino al 2033, che a me chissà se sarò ancora vivo, però mi va più che bene, perché potrebbe anche succedere che, se non lo faccio in questi 2 anni, poi dopo mi creano problemi per il discorso della vaccinazione, intendiamoci. Io personalmente, egoisticamente parlando, non ho problemi, la posso risolvere, questa cosa l'ho già risolta, ma dovete stare attenti voi, soprattutto per chi rimane in Italia. Se avete un passaporto quindi in scadenza, quello che vi voglio dire, rinnovatelo prima possibile. Tra l'altro ci vuole 5-6 mesi per farlo, adesso è una sofferenza. E non aspettate l'inserimento del passaporto digitale, perché con quello, bene o male, il passaporto ce l'avete, è su carta e va bene lo stesso. Ecco, c'è anche questo aspetto qui da considerare. Avete per caso delle domande da farmi?
Abbiamo già fatto un'oretta, il tempo passa velocemente, perché poi l'intervento che volevo fare era praticamente questo qui, ci avrei anche altre cose da leggere, magari, ma possiamo fare anche la prossima volta. Ci sono delle domande? Allora io ho qui davanti a me la lista, prego, chi sei? Papà? Sono Renata. Vorrei Renata, fare prego. una domanda, ma proprio a margine, cioè il grosso del discorso l'ho capito, ma una domanda a margine è questa. Io, scusate la mia ignoranza, non so che cos'è l'autenticazione biometrica. Sì, allora, le banche negli ultimi 5-10 anni sono diventate online, no? È passato tutto sulla rete, sul sito. Quindi non è come una volta che si andava personalmente nella banca, ci vedevano e sapevano chi si era, eccetera, eccetera. Ora non si va più in banca, si fa tutto, quasi tutto tramite online. Quindi, per evitare problemi, la banca vuole accertarsi che tu sia veramente te quando dici il tuo password, lo username e la password, no? Cioè quelli, i codici che ti assegna la banca per entrare. Perché potrebbero anche essere stati rubati e te potresti essere anche un'altra persona. Allora la banca ti chiede la verifica. Una delle verifiche che chiede può essere quella biometrica, per cui te ti metti davanti al telefono, in linea di massima c'è un'applicazione che ti vede la fisionomia del viso, o prendi una foto, ti fa tipo una foto, sai, ti fa la foto, il telefono, no? Ti fa la foto. A quel punto viene inviata alla banca che attraverso, diciamo, l'impressione, no? Lo stampo, la foto del tuo viso, può fare la verifica che sei veramente Renata e non è un'altra persona. Ecco, ci sono, e quello stesso riconoscimento c'è anche alle ATM, c'è anche qui a Dar es Salaam, volendo c'è anche riconoscimento anche qui, piano piano lo stanno inserendo anche qua. Hai capito di che cosa si tratta? È come un riconoscimento che viene effettuato attraverso la macchina fotografica. È il riconoscimento facciale che si fa in Cina o in Giappone? Sì, è la Perché stessa adesso cosa. Esattamente ho visto un la video stessa in cosa. cui. Sì, quello lì. Sì, proprio quello lì. Renata, mi senti? Sì, sento, stavo dicendo che ho visto un video in cui c'era riconoscimento facciale, era in Giappone, c'era riconoscimento facciale per rientrare a casa. Queste Sì, case facevano esatto. parte di un residence e se, non, se il riconoscimento facciale non riusciva, questo individuo la sera dopo il lavoro non poteva rientrare a casa sua. Mi sembra una Esatto, cosa un e po' triste. sì. Puoi Sì, prego, dimmi, Franco. sempre farti un video in 4K con il tuo smartphone e fai vedere quello. Quindi, anche se non sei tu, funziona lo stesso. Come se tu, Franco, se non sei tu, funziona lo stesso, non ho capito. Che vuoi Con dire? i telefoni che abbiamo adesso riescono a fare anche i video in 4K. Ti fai un video in 4K della persona che dovrebbe essere, ok? Quindi, e poi metti anche la telecamera, funziona. Non so, se lo dici ci credo, non ho esperienza a sufficienza. In Cina, sei sicuro funziona anche in Cina? Una cosa così. In Cina c'è la webcam che ti riprende, c'è una persona che comunque guarda. Che sei tu effettivamente davanti alla telecamera. Però per le banche, se tu sei a casa, questo come fanno a vedere che sei tu? C'è mica una persona che controlla a casa tua che sei lì. E quindi tu quando ti chiedono attiva la webcam per vedere, per fare il riconoscimento facciale, tu gli metti davanti alla webcam il video perché vogliono che la persona sia in movimento, cioè non vogliono che sia una fotografia.
quindi per quello ti dico un video e non una foto. Gli metti il video della tua faccia e sei a posto. Sì, però Franco, penso che questo sia dovuto al fatto che questi sistemi sono ancora piuttosto indietro, nonostante tutto, in Europa e in America, mentre in Cina, come vedi, non si fanno fregare. Secondo me, quando il sistema sarà... No, ma infatti adesso sulle banche quando vai vogliono che tu fai anche la firma digitale. Ci sono degli altri controlli incrociati. Certo. Va bene, benissimo. Hai capito, Renata, come funziona? Cioè, noi stiamo andando verso quello che hai visto in Cina, eh? Fra meno di 10 anni... Anche l'Europa e tutto il mondo occidentale, i G20 saranno quasi tutti sul modello cinese. Sì, ok. Pensate che scherzi? Questo l'avevo capito. Sto scherzando, Sì. No, io questo l'avevo capito. L'avevo capito che stiamo andando lì. E mi chiedo se dei continenti come l'Africa sono sulla stessa strada e quando ci arriveranno. Allora, l'Africa sì, è sulla stessa strada, però lì ci vorrà anziché 10 anni, 30. E noi saremo già tutti belli e morti. Cioè, tutta questa risposta un po' così, ma sì, certamente. Però siccome l'Africa è un paese troppo indietro, in tutto, anche mentalmente, culturalmente, bisogna venire in Africa, abitarci per capire certe cose, parlate con Franco, ve lo spiega lui. Sì, però il problema potrebbe essere comunque che anche se tu sei in Africa o in qualsiasi altra parte del mondo e sei un pensionato, non potrai ricevere la pensione, non te la daranno, se tu non avrai l'ID digitale, quindi è un problema. No, ma qui chi viene qui lo risolviamo subito il problema, Franco. Non ti preoccupare. Capito, ma dicevo così. Scusate, non ti preoccupare, ma... noi, ascolta, Renata, noi che siamo, tra virgolette, quasi tutti, no? Dai 60 ai 70, noi questo mondo qua lo vedremo in televisione, se venite qua in Tanzania. Non lo vedremo realmente come lo vedranno coloro che rimangono in Europa, negli Stati Uniti e credo anche in altri posti così, di moda. Perché, come dicevo, l'Africa è un paese troppo indietro, e loro sono tranquilli sull'Africa perché controllano già la stragrande maggioranza delle risorse dell'Africa, no? Che nelle varie multinazionali, e loro vogliono quelle, degli africani, non se ne fanno di niente gli africani, perché gli africani sono poveri, non c'hanno a tirarci fuori niente, non sono come noi che siamo... comunque ancora molto ricchi, abbiamo delle proprietà che hanno valore, qui non cioè ci sono dei valori naturali, di natura, no? Il clima è già Non si sente più niente. Allora, dicevo, l'intervento io l'ho fatto stasera. Dunque, Renata, messaggio per Renata, eventualmente Duilio, Marina e Pabasti, Elena ed Erika sono già praticamente a posto. Qualora aveste una mezza intenzione di venire, contattatemi prima possibile, perché quest'anno voglio prendere pochi clienti buoni e prenderò un cliente soltanto al mese, eccezionalmente 2 clienti al mese. Ci sono già 4 persone alle quali sto lavorando e non è che ci sia tanto posto. Se avete una mezza intenzione, però magari prima di fare questa cosa qui
coloro che non l'hanno ancora fatto, facciamo una chiacchierata seria sul discorso oro, perché sono tenere tutti i soldi in banca, io ormai sono 3 anni che vi dico queste cose qui, non è una cosa da fare. L'ultima cosa che vi devo dire stasera è che l'oro ha ricominciato a andare su, ha sforato i 62 oggi, era 58 due settimane fa, ha sforato del 62, adesso è 61,7, 61,8. Quindi bisognerebbe, insomma, cercare di fare questa cosa, secondo me, prima possibile, almeno ad aprire un Royal Class e buttarci dentro qualche cosa. Stiamo parlando di fallimenti di 3 banche. Pensate che le banche italiane o anche molte delle banche europee nei fondamentali siano più solide delle banche americane? Hai sentito quello che vi ha detto Walter, no? Va bene, via. Allora, se avete altre domande in chiusura, se no ci fermiamo qui stasera. Va bene, via. Allora, auguro la buonanotte a tutti. Do l'appuntamento per la consulenza oro, come al solito, il sabato alle 9. E per destinazione Tanzania il mercoledì, per adesso rimaniamo alle 19, poi quando scatterà l'ora legale di nuovo passeremo alle 21. Buonanotte a tutti, grazie, ciao. No, grazie, ciao. Grazie, grazie, ciao.